Centro Anch'io. Centro Anch'io. Bentrovati amici. Beh, parlando di centro storico di Brescia, una passeggiata sotto i portici di via 10 Giornate non potevamo non farla, no? I portici vennero costruiti nel 500 dai veneziani, quando vennero abbattute le mura della cittadella viscontea che circondava Piazza del Duomo. Sotto i portici si aprivano, fin dal Rinascimento, botteghe e negozi. Nel 1516 i veneziani costruirono una nuova cinta muraria per la città di Brescia, spianando tutto ciò che si trovava al suo esterno per un chilometro. Come risarcimento per le persone che abitavano nell'area spianata, vennero date in concessione delle zone della città. Una era proprio questa, via 10 Giornate. All'inizio case e portici in legno e successivamente in pietra, come quelli di oggi. Il motto di oggi è Iga gnauro gnabot. Che vuol dire Iga gnauro gnabot? In compagnia del signor Mauro e della signora Agnese. La moglie, vero? Sì. Faccio un sorriso per la moglie. Ancora la stessa, sì. Iga gnauro gnabot. Che vuol dire? Chiedo alla signora, che mi sembra un attimino più pronta. Che non c'è tempo. Non ha mai. Come? Non ha mai un minuto, non ha mai tempo. Lei o lei? Io di solito. E lei ha tempo per lui? Sì, sempre. Però non ha la camicia stirata? No, oggi è sportivo. Niente, vuol dire non avere né tempo né bot, non so. Bot, che è il bot? Bot, forse, non so se... Iga gnauro gnabot, chi facciamo rispondere? Rispondo io, è quello che lavora sempre e non smette mai. In casa dei due chi gagna uro gna bot? Ah, tutti e due. Finché non è sparecchiato non ci si siede a vedere la televisione. Risposta diplomatica, è vero signora? Sì, è perfetto, è giusto però. Le signore eleganti, noi le adoriamo. I gagna uro gna bot, che vuol dire? Non avere orari di lavoro, lavorare tutto il giorno, essere staccanovisti, no? Lei? Pensionata io. Che Dio la benedica. Ciao. Si dice a Tavernola Bergamasca, lì mentre vi specchiate sul lago di Seo, i gagnauro gnabot. Non è che i gagnauro gnabot? No, i gagnaura so cosa vuol dire, ma i gagnabot non lo capisco. Per cui non lo diciamo, non è un nostro detto. Allora almeno la prima parte. Sì. Gagnauro, cioè? Non hanno né ora. E l'altro ne bot non lo so però, perché noi abbiamo un misto del dialetto bresciano e un po' del bergamasco. No dai, non mi ricordo, ha intervistato proprio una che il dialetto non lo sa proprio, forse mia madre, lei che ha 92 anni, questi detti popolari se li ricorda, io non me li ricordo. Mi dà l'indirizzo della mamma? Sì. Che vuol dire secondo te pakistano Iga gnauro gnabot? Ma sei nato in Pakistan o in Italia? No, sono nato in Pakistan e ho 5 anni e sono venuto qua. In Pakistan si dice Iga gnauro gnabot? No. E tu invece di dove sei? Di Turbole. Torbole, si dice, hai sentito i nonni una volta dire mamo che lei il gagnauro gnabot? Sai che vuol dire? No. Dalla Valle Sabbia col furgone, da dove? Da Odolo? Da Odolo, sì. La precisione è da Bione. Da Bione, eh? Bione Bione o San Faustino di Bione? Bione Pieve. Proprio in centro, eh? Centro anch'io anche in questo caso. Allora, il gagnauro gnabot? Vuol dire che uno che lavora solo senza avere mai respiro, senza sospendersi mai. È il suo caso? No. Però un po' di lavoro c'è? Un po' di lavoro c'è, sì. Bene, per fortuna teniamocelo stretto. Si fa quel che si può. Tu sei bresciana? No, sono di Milano. In trasferta? Ci abito ormai da 15 anni. Qui a Brescia? Iga gnauro gnabot, l'hai sentito dire qua a Brescia qualche volta? No. Perdonata. Grazie. Le belle ragazze noi le perdoniamo sempre. Mi sembra figa giusta. Iga gnauro gnabot, non avere né ora né botto, ecco cosa significa, dedicato agli indefessi lavoratori, agli stacanovisti del lavoro. Seppure a voi piace lavorare, fatelo tranquillamente e Dio ci benedica per il lavoro, però
5 minuti per la prossima puntata di Centro Anch'io, trovateli. Grazie, arrivederci. Centro Anch'io.